Bentornati regà e benvenuto per chi è nuovo nel canale. Oggi vi voglio riportare una cosa, ve la voglio spiegare un pochettino meglio ragazzi. Perché in passato quando ho portato questo glitch qualcuno mi ha scritto in privato che ha fatto danno dal secondo colpo in poi, perché nelle preliminari non ce n'è solo una ma ci sono alcuni slot dove ce n'è due ragazzi. Quindi non ci incischiamo e vi spiego bene come funziona il glitch. Tanto per iniziare vi spiego che stiamo andando a comprare ragazzi tutte le preparazioni e tutte le preliminari dei vari atti. Quindi noi andremo a fare direttamente poi i tre colpi. Ciò cosa vuol dire? Che in un attimo potremo avere i benefici dei tre colpi, per esempio l'ester gratis e tante altre cazzatine. Quindi una volta che siamo arrivati dalla stanza di pianificazione ragazzi, andremo ad avviare il colpo. Quindi pagheremo ciò che dobbiamo pagare per iniziarlo ragazzi, e poi andremo a comprare tutte le varie preliminari insieme alle preparazioni. Quindi ragazzi, il glitch consiste nel comprare la preliminare e switchare subito verso destra, in modo tale che poi ce le compri tutte e due. Quindi ve lo spiego bene. Noi una volta che siamo qua nel tabellone, come potete vedere a destra abbiamo le preparazioni bloccate, perché dobbiamo fare prima le preliminari. Il gioco ci darà la possibilità di comprare solo le preliminari. Quindi noi andiamo sulla preliminare regà, dovremo cliccare X se giocate la Xbox, quadrato se giocate la Play, e regà se giocate la PC non lo so qual è il tasto. Quindi guardate bene, mi metto sulla preliminare, clicco una volta X e switcho subito verso destra ragazzi. Infatti sentite bene, si sente un beep che sarebbe lo switch dello slot. Per controllare se avete capito bene il meccanismo potete fare X freccia destra, o ripeto se giocate la PS quadrato e freccia destra, e controllare quando poi cliccate B se siete nello slot della preparazione. E se siete nello slot della preparazione vuol dire che avete capito il meccanismo. A questo punto fate la stessa cosa ovunque e vi comprate tutte le preliminari insieme alle preparazioni, che come ben vedete regà non ve le darà comprate, quindi non diventeranno azzurrine. Dovrete poi, una volta fatto lo step su tutti e tre gli slot, uscire dalla stanza di pianificazione e rientrare nella stanza di pianificazione. Quindi a questo punto, come vedete da me stesso, io uscendo mi darà la stanza bloccata e mi dirà che l'ester mi deve contattare regà per il colpo, per la preparazione. Infatti mi apre subito la porta e parte l'animazione del colpo. A questo punto raga, vi ho fatto vedere sul furto di dati che il primo colpo è facile perché sono tre slot. Passiamo al caso Bogdan, che c'è questo piccolo inghippo dove alcune persone hanno avuto problemi. Quindi raga, nel caso Bogdan la situazione sarà questa. Quando andiamo nella tabella e avremo in basso a sinistra l'ultima preliminare, che saranno due invece di una nello stesso slot, raga è semplice, compriamo normalmente quella di sinistra e poi andremo a fare il glitch con quella di destra. Mi sembrava una cosa abbastanza logica, però adesso ve la sto spiegando. Quindi una volta comprata quella di sinistra faccio glitch con quella di destra e faccio tutto il resto come prima. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, regà lasciate un like se è stato così, iscrivetevi, attivate la campanellina e sbada bam, alla prossima.